Ida Platano, sempre più al centro dell'attenzione a uomini e donne, ha ricevuto un rimprovero da parte di Maria De Filippi che ha prodotto una standing ovation da parte del pubblico, solidale con l'esternazione della conduttrice. Per comprendere cosa sia accaduto nella puntata dell'8 novembre 2022, bisogna partire da un antefatto. Alessandro Vicinanza, dopo essere uscito con Roberta Di Padua, ha affermato di essere innamorato della Platano. Tuttavia, così come è accaduto con Riccardo Guarnieri, Ida ed il suo corteggiatore non sono riusciti ad intavolare un dialogo calmo e pacifico per chiarirsi, per cui è intervenuta Maria De Filippi, rimproverando la dama bresciana. In puntata, Roberta ha chiesto espressamente di poter ballare con Alessandro, per potergli dire due parole, in privato. Tuttavia, è intervenuto Gianni Sperti che ha messo in dubbio gli atteggiamenti di Roberta, dicendo: "Tutto questo che sta succedendo è perché tu provi un interesse reale nei confronti di Alessandro? Ma il punto che io non capisco è l'incoerenza. Tu stai insinuando che lui è falso e quindi tu sei interessata a un uomo falso?" Alle parole di Sperti, velatamente a favore di Ida Platano, la Di Padua non ha risposto. Ida Platano, il rimprovero di Maria De Filippi alla dama bresciana infiamma anche il web. Ida Platano ha continuato a seguire il discorso dell'opinionista, osservando la reazione di Roberta, prima di esporsi. Quest'ultima ha affermato di avere dei dubbi sul comportamento di Alessandro, a suo dire, probabilmente, più interessato alla permanenza nel programma che a trovare l'amore. A questo punto, gli opinionisti hanno suggerito alla donna di ballare con Vicinanza per chiarire. Tuttavia, inizialmente Alessandro ha chiesto a Ida Platano di ballare, ma lei ha rifiutato l'invito. Dunque, Alessandro e Roberta sono andati a Centro Studio per danzare e scambiarsi qualche parola, mentre Ida è scappata dietro le quinte. Armando Incarnato ha chiesto la parola a Maria per scagliarsi contro Vicinanza che, a suo dire, non avrebbe dovuto ballare con la Di Padua. Alessandro, sentendosi punzecchiare, ha deciso di raggiungere la Platano dietro le quinte. Ida, sempre più arrabbiata, non è riuscita ad esaminare la questione in maniera lucida, per cui, una volta tornata in studio, ha ricevuto un rimprovero da parte di Maria De Filippi. La conduttrice ha accusato la dama bresciana di non mettersi in discussione, pretendendo spesso delle cose dagli altri. "Lui non può permettersi di arrabbiarsi se tu discuti con Riccardo, però tu sì se lui lo fa con Roberta", ha esordito, così, la moglie di Maurizio Costanzo. "Ma se tu dichiari il contrario, lui come fa a saperlo?" ha affermato ancora Maria, incalzando Ida Platano. "Tu dici, non ho voglia di vederti e di chiarire, e ti aspetti che lui arrivi?" La De Filippi non ha messo la mano sul fuoco sulla sincerità dei sentimenti che Alessandro ha detto di provare nei confronti di Ida Platano, ma ha continuato a criticare il comportamento della dama, dicendo: "Non so se quello che Alessandro dice di provare per te corrisponda a verità, ma tu non puoi pensare, a me sembra che lui abbia paura di muoversi, di quello che dice e di quello che fa. Ha paura delle tue reazioni. Ma che deve fare di più?" Il discorso della De Filippi ha ottenuto molti consensi, in particolare sul web. "Applausi per Queen Mary", ha scritto qualcuno sui social, ed ancora si legge: "Maria che dice una cosa giusta riguardo l'argomento Ida, e poi, quanto ha ragione Maria, l'unica che non capisce è Ida". Sembra proprio che la De Filippi abbia recepito anche il pensiero di parte del pubblico nel rimproverare, sempre a fin di bene, Ida Platano. Leggi anche, Selvaggia Lucarelli, la denuncia sciocca alle Iene dopo il suicidio di un 64enne, non è la prima volta che accade, sono senza pietà.